Abduction, rapimento di esseri umani da parte di entità aliene. Area 51, base segreta militare situata nel Nevada. Al suo interno verrebbero condotti studi su materiale tecnologico e biologico extraterrestre. Blue Book Project, programma investigativo dell'aeronautica militare degli Stati Uniti d'America, avviato nel 1952 al fine di trovare una spiegazione scientifica agli avvistamenti di UFO, fortemente sospettato di depistaggi e insabbiamenti. Cover Up, congiura del silenzio. Strategia presa di comune accordo dalle potenze mondiali, consistente nell'insabbiare qualsiasi prova sull'esistenza degli UFO. Debunking. Discredito sistematico delle testimonianze e dei testimoni di avvistamenti UFO, nonché delle organizzazioni ufologiche e dei loro ricercatori. EBE. Entità biologica extraterrestre. Esogamia. Rapporto sessuale tra alieno e umano. Flap. Concentrazione di un numero elevato di avvistamenti in una determinata zona e spazio di tempo. IR. Incontri ravvicinati con alieni. Majestic 12. Gruppo segreto statunitense operante all'insaputa del Congresso e delle istituzioni ufficiali. MIB, Men in Black, agenti di non meglio precisate organizzazioni segrete, interverrebbero puntualmente dopo ogni incontro ravvicinato, distruggendo prove e intimidendo i testimoni. UFO Crash. Incidente di uno o più UFO, provocato da diverse cause: abbattimento, avaria, errore di navigazione. Fino agli inizi del XVI secolo, la concezione tolemaica o geocentrica dominava. La Terra era ritenuta al centro dell'universo, il che, fra l'altro, concordava con l'immagine biblica dell'uomo. Successivamente, prese il sopravvento il sistema copernichiano o eliocentrico, secondo il quale è invece il Sole ad essere al centro dell'universo e la Terra, con tutti gli altri corpi, gli ruota attorno. Ora si ritiene che il Sole, la Terra e gli altri corpi del sistema solare siano situati in una regione qualunque dello sconfinato universo. Proprio per questo motivo, molti studiosi ipotizzano l'esistenza di altre forme di vita. Al momento della nascita dell'universo, dopo i primi 3 minuti, si devono essere formati i primi nuclei atomici e addirittura 1 milione di anni dopo i primi atomi. Cominciò così una nuova fase per l'universo, in cui la luce poté irradiarsi in ogni direzione, mentre la materia poté aggregarsi per effetto della gravità, formando i primi oggetti celesti dall'aspetto di stelle, i quasar. Per quanto riguarda il nostro sistema solare, circa 5 miliardi di anni fa, in un piccolo angolo dell'universo, all'interno della Via Lattea, accadde qualcosa di assolutamente normale per la vita del cosmo, ma straordinario per la nostra vita. Una supernova, una stella prossima a morire, subì un'immane esplosione, dando vita a una serie di fenomeni che portarono alla nascita del nostro sistema solare. Il Sole, i 9 pianeti che gli girano attorno, i satelliti e gli asteroidi. Quasi sicuramente, in molte parti dell'universo, sono accaduti e continuano ad accadere fenomeni del genere, dando notevoli speranze per la nascita di altre forme di vita, che secondo le ipotesi formulate dagli scienziati, in un passato remoto era già stata presente, o comunque potrebbe esserlo in futuro. Ad esempio, Venere è il pianeta nato nelle condizioni più simili a quelle della Terra, sia per dimensioni, sia per composizione, sia per distanza dal Sole. Oggi risulta ben diverso dal nostro pianeta,
e speriamo che non rappresenti l'immagine di una futura Terra. Circa 2 miliardi di anni fa, la luminosità del Sole era inferiore di oltre il 30% rispetto a quella odierna, e ciò fa pensare che su Venere, in quel tempo, potessero esistere gli oceani. Poiché gli oceani sono scomparsi, l'anidrite carbonica si è accumulata nell'atmosfera, provocando l'effetto serra che ha reso impossibile la vita. L'effetto serra è il fenomeno in cui l'energia emessa dalla superficie del pianeta verso lo spazio per bilanciare l'energia del Sole viene parzialmente assorbita dall'atmosfera e da questa irradiata nuovamente verso il pianeta. Un altro pianeta da considerare è Marte. Il successo della missione della sonda, che nel 1989 ha sganciato su Marte un robottino esploratore, ha fatto escludere l'esistenza di esseri viventi, ma ha anche confermato che in passato Marte doveva avere distese d'acqua, un clima più caldo e forse anche qualche forma di vita primordiale. Questa possibilità dipende o dipenderà dalla temperatura della superficie, che è ora inferiore a quella della Terra. Comunque, ci sono possibilità che la temperatura di Marte aumenti in futuro. Una delle cause principali potrebbe essere, nell'arco di decine di migliaia di anni, lo spostamento dell'inclinazione dell'asse e dell'orbita di Marte, che dipendono dalla forza di gravità del Sole e degli altri pianeti. Ciò modificherebbe la quantità di luce solare e di conseguenza il clima. Bisogna considerare infatti che si prevede che la luminosità del Sole aumenti dell'1% ogni 100 milioni di anni. Così, fra qualche miliardo di anni, come sembra essere già accaduto in passato, su Marte l'acqua dei ghiacciai si scioglierà, nasceranno gli oceani e forse favoriranno l'origine e l'evoluzione della vita. Proprio queste condizioni favorevoli a Marte saranno disastrose per la Terra. Sempre a causa dell'irraggiamento solare, i nostri mari evaporeranno e il pianeta diventerà incandescente come oggi Venere. In questo spazio, con milioni di stelle e di galassie, non è possibile che qualcuno magari stia pensando alla stessa cosa? La vita è un'esclusiva della Terra oppure no? Se ci fosse un'altra forma di vita ai confini dell'universo, sarebbe simile alla nostra? Da tempo si tenta di rispondere a queste domande cercando di captare eventuali segnali radio provenienti da diverse stelle. Ora se ne sta occupando attivamente anche la NASA, al punto di decidere di preparare un programma di ricerca. Il programma è stato denominato SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, in collaborazione con alcuni dei migliori ricercatori nel campo dell'astronomia, della biochimica, della biologia, dell'astrofisica, dell'antropologia, appartenenti alle più prestigiose università americane. Sostanzialmente, l'atteggiamento della maggior parte degli scienziati consiste nel dire che, siccome esistono delle leggi generali che risultano valide in tutti i punti dell'universo, o quasi, si può pensare benissimo che un certo fenomeno avvenuto in un punto possa verificarsi in un altro. L'idea consiste nell'utilizzare i radiotelescopi per un periodo di 4 o 5 anni, ascoltando lo spazio e cercando tra le varie onde radio che ci arrivano dal cosmo, per captare eventuali segnali anomali. Nel progetto SETI, oltre che con i radiotelescopi, si continua a cercare anche con sonde spaziali sempre più sofisticate. Naturalmente si spera che altri...